La seconda volta che scendo in Calabria non sarà certo l'ultima in questa terra bellissima a fianco di chi sta combattendo, di Callipo e di tutti i candidati che hanno un obiettivo raccontabile e semplice: lottare e cambiare per fare restare i giovani calabresi in Calabria e smetterla con una pratica che sembra condannare all'emigrazione forzata centinaia di migliaia di uomini, donne e giovani. Lo ha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti in una conferenza stampa a Lamezia Terme insieme al candidato governatore Pippo Callipo e ai candidati del partito al consiglio regionale. In Calabria, ha detto Zingaretti, dobbiamo distruggere, e questa è una missione culturale, politica, etica ed economica, questa condanna. Questa regione produce ricchezza, benessere, buona scienza, buona produzione, grazie alla forza di tanti docenti, primari, imprenditori che vengono in questa terra. Vogliamo quindi ridare a questa terra il diritto elementare di riprendersi la Calabria. Calabresi, che sono una grande ricchezza italiana e mondiale, scienziati, imprenditori, lavoratori, giovani, ma troppo spesso se ne vanno perché qua non vedono il futuro. Callipo serve per realizzare un grande obiettivo, fare in modo che i giovani calabresi non siano più costretti ad andarsene nella Calabria. Questa è una terra meravigliosa, ci sono tante e tanti che combattono. E ora bisogna raggiungere questo obiettivo. E questo lo si fa con il lavoro, con lo sviluppo e con amministratori che interpretano questo sogno. E Callipo lo fa. Sì, perché sono tre liste di persone libere. E Callipo è una persona che risponde ai suoi cittadini e non è la portavoce di interessi che con la Calabria non c'entrano niente e che hanno più il cuore sui giochi politici romani. E quindi difendete la Calabria, perché oggi la battaglia è esattamente quella di difendere il destino di questa terra dalle invasioni che potrebbero umiliare ancora una volta questo territorio. È una bella battaglia, perché il cuore è la difesa della Calabria. Domani ci Grazie. sarà. A me non interessano i riflessi nazionali, interessa cosa vogliamo fare in Calabria per dare risposte ai giovani disoccupati, al settore dell'agricoltura, dell'artigianato in termini di innovazione. A dirlo è stato il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa a Lamezia Terme per partecipare ad un'iniziativa del partito in vista delle regionali. Il voto sulle regionali in Calabria, ha detto Cesa, avrà sicuramente riflessi sul governo nazionale. Tuttavia mi dispiace, in questo forse ha un po' ragione Zingaretti, che la campagna elettorale in Emilia ed in Calabria si stia giocando su questi temi nazionali. Invece, in una campagna elettorale delle regionali, penso che ci sia un dovere, quello di occuparsi dei problemi che riguardano la vita della gente della Calabria e dell'Emilia e dire alla gente esattamente quello che si intende fare, perché c'è una forte disaffezione e se non si parla il linguaggio della verità non si va da nessuna parte. A me non interessano i riflessi nazionali, interessa cosa vogliamo fare in Calabria per dare risposte ai giovani disoccupati. E ieri è intervenuto sulle tematiche, sulle questioni del lavoro, che sono assolutamente, come sempre, imprescindibili nella nostra terra. Sono questioni prioritarie, se non si ridà speranza soprattutto ai giovani calabresi si fallisce nel far politica. E come lo si fa? Attraverso azioni di sviluppo, utilizzando ad esempio al meglio le risorse che ci sono e sono tante. C'è 1.700.000.000 da spendere nei prossimi 3 anni che provengono dai fondi europei che fino ad ora non sono stati spesi. Se solo facessimo quello avremmo fatto una grande operazione di rilancio nel settore agricolo, nel settore ambientale, in tanti settori, e ridaremo speranza ai giovani calabresi di restare a lavorare qua e avere un futuro in questa regione. È questo quello che dobbiamo fare. Il cambiamento sono parole, cioè noi dobbiamo fare fatti. Senta, un'ultima cosa, come si presenta questo centrodestra calabrese alle regionali? Sembra in maniera molto seria, con una candidata di eccellenza che è Iole Santelli, persona assolutamente di straordinarie qualità politiche, umane e professionali, quindi Candidato penso giusto? che è il candidato giusto che può dare veramente risposte serie con l'aiuto di tutti i partiti che partecipano a questa competizione elettorale, con l'aiuto dell'UDC che, come ripeto, vuole essere il partito, quindi, della concretezza e il partito del buonsenso che serve quando si fa politica. Non si può andare avanti con la politica urlata, fatta con slogan, fatta rincorrendo i sondaggi, bisogna risolvere i problemi della gente e noi sappiamo dove andare a mettere le mani per risolverli.
La Calabria ha ben 800 km di coste, un patrimonio enorme che di anno in anno registra un costante restringimento causato molto spesso dalla gestione scellerata del territorio e da eccessivi interventi antropici, legali ed abusivi. L'eurodeputata Laura Ferrari ed il candidato alla presidenza della Regione Calabria della coalizione civica del Movimento 5 Stelle, Francesco Aiello, intervengono sul problema dell'erosione costiera e sull'inadeguatezza degli interventi finora pianificati dalla Regione Calabria. Al fine di superare le suddette problematiche per evitare la realizzazione di opere con effetti limitati a scala locale, tra il 2013 ed il 2014 veniva approvato il Master Plan di difesa delle coste predisposto dall'autorità di bacino regionale e finanziabile attraverso diverse fonti di finanziamento. Successivamente, con DGR numero 355 del 31 luglio 2017, veniva approvato il documento programmatico difesa del suolo, all'interno del quale venivano inserite diverse misure a difesa dell'erosione costiera a valere sul POR Calabria 2014-2020. La dotazione dell'asse specifico del POR è soltanto di 93 milioni di euro, ma la Regione Calabria ha attivato progetti per ben oltre 200 milioni. La maggior parte dei progetti realizzati finora però sono progetti retrospettivi, questo vuol dire, continuano Ferrari e Aiello, che questi fondi di fatto non finanzieranno opere nuove, bensì opere già programmate in passato sotto altre fonti di finanziamento. Considerata l'assoluta importanza della tematica in essere, afferma l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, ho inteso presentare un'interrogazione alla Commissione europea chiedendo se ritiene sufficiente la dotazione finanziaria riservata dall'asse 5 del POR Calabria 2014-2020 al tema della difesa del suolo e della erosione costiera o se ritiene che la stessa debba essere ampliata. Chiedo inoltre quanti e quali interventi, escludendo l'apporto dei progetti retrospettivi di mitigazione dell'erosione costiera, siano stati già ultimati a valere sul POR Calabria 2014-2020 e quanti invece sono in corso di attuazione. I dati dell'autorità portuale che certificano la ripresa dei traffici a Gioia Tauro sono la conferma della bontà del progetto industriale intrapreso da TIL MSC. Esprimiamo soddisfazione e ottimismo per il futuro, lo affermano in una dichiarazione congiunta il presidente di Confindustria Reggio Calabria Domenico Vecchio e il presidente della sezione trasporti e logistica di Unindustria Calabria Gualtiero Tarantino. L'incremento registrato nel 2019 dopo due anni di flessione dell'8,4% del TEUS e dell'8,6% delle movimentazioni, si legge, costituisce un'inversione di tendenza molto netta e positiva che consolida il ruolo di Gioia come principale porto di transshipment del paese. Il nostro auspicio, aggiungono Vecchio e Tarantino, è che il 2020 rafforzi questo trend che restituisce speranza e fiducia a noi imprenditori del territorio e più in generale all'intero sistema economico reggino e calabrese. Anche le opere di adeguamento infrastrutturale avviate dall'Authority hanno certamente fornito un contributo in tale direzione. Ovviamente, aggiungono, tutto questo non basta e non ci si può cullare sugli allori. Ventinove persone sono state raggiunte da misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Palmi su richiesta del procuratore capo Ottavio Sferlazza, che ha coordinato l'indagine condotta dai carabinieri su una vasta rete di caporalato ai danni dei braccianti agricoli immigrati nella pianura di Gioia Tauro. Tra i 29 indagati raggiunti da misura cautelare ci sono 18 presunti caporali, di cui 13 in carcere, per lo più cittadini extracomunitari di origine centrafricana, e 11 imprenditori agricoli, di cui 7 i domiciliari e gli altri con misure quali obbligo di dimora, divieto di dimora o obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, che prende il nome da Euno, lo schiavo siciliano che nel 136 a.C. guidò la prima guerra servile contro il possidente terriero Damofilo, avrebbe evidenziato come durante la stagione agrumicola 2018-2019 gli indagati reclutavano manodopera straniera, anche irregolare. Le accuse a vario titolo sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si è trattato di un'operazione sicuramente molto importante che ha disarticolato un fenomeno particolarmente odioso, particolarmente grave, connotato da elementi di disvalore che non hanno veramente uguali, tenuto conto anche del fatto che abbiamo contestato addirittura degli episodi estorsivi e anche delle aggressioni fisiche per impedire a questi lavoratori di reclamare legittimamente il salario che era loro dovuto. Si tratta quindi di un'operazione che, come dicevo prima, mi consente di esprimere il mio compiacimento per l'efficienza di un'attività investigativa e per una incisività particolare, ma al tempo stesso l'amarezza nel constatare che l'autorità giudiziaria, soprattutto in questo settore, è costretta a svolgere sempre una funzione supplente e di intervento di patologia, come l'ho chiamato nella conferenza stampa, mentre registriamo ancora l'assenza di una politica che sembra ispirata alla logica prima gli italiani e poi gli altri, senza una effettiva volontà politica di portare avanti un'accoglienza che sia veramente degna di questo nome. Un'accoglienza e un'integrazione soprattutto. L'indagine nasce dal coraggio di due sfruttati, di due lavoratori che hanno avuto appunto il coraggio e la fiducia nelle istituzioni, quindi si sono presentati ai carabinieri della stazione di San Ferdinando denunciando di essere stato addirittura picchiato con uno strumento agricolo perché aveva preteso legittimamente la corresponsione del salario che gli era dovuto. L'altro, che ha rischiato di essere picchiato e di essere aggredito, ma che è riuscito a sottrarsi perché anche lui aveva tentato di ottenere dal datore di lavoro e dal caporale il salario che aveva maturato, credo si trattasse di 297 euro fino a quel momento. Finalmente, dopo 10 anni dalla cosiddetta rivolta di Rosarno, cristallizziamo purtroppo, come diceva il signor procuratore, un modus operandi di sfruttamento degli immigrati in agricoltura che ovviamente deve far riflettere e che speriamo, come è stato detto, possa indurre altre persone, altri lavoratori sfruttati a farsi avanti e a rivolgersi con fiducia all'arma, alle forze di polizia in generale, per poter porre fine alla loro illecita condizione di sfruttamento. Un'immotivata psicosi si è diffusa a Reggio Calabria e non solo a seguito della morte per meningite di una sedicenne deceduta nella città dello Stretto. A tale proposito abbiamo sentito il dottor Santo Giuffrida, direttore dell'unità operativa Igiene e Sanità Pubbliche dell'azienda sanitaria di Reggio Calabria, il quale ha sottolineato l'eccessivo allarmismo che la vicenda ha prodotto. Eccessivo perché il caso in questione è un caso isolato che ha riguardato una ragazza che è deceduta e l'azienda sanitaria provinciale, attraverso la struttura che io dirigo, l'ufficio di igiene e sanità pubblica, ha posto in essere tutti gli atti, tutte le azioni di profilassi necessarie, contattando i contatti stretti che sono gli unici a dover fare una profilassi, in questo caso antibiotica. Per contatti stretti si intendono esclusivamente i conviventi della ragazza e tutti quelli che hanno in qualche modo abitato nella stessa stanza, nello stesso ambiente, hanno passato insieme alla ragazza diverse ore insieme, eccetera. Tutti gli altri contatti, che siano contatti occasionali o addirittura, come sta avvenendo adesso, contatti di persone che hanno avuto contatti con la stessa ragazza, non corrono alcun rischio, per cui non è necessaria alcuna forma di profilassi. La vaccinazione di meningococci è una vaccinazione estremamente importante che va fatta secondo il normale calendario vaccinale per chi è richiesta, ma non c'è in questo momento nessuna necessità che qualcuno si sottoponga alla vaccinazione antimeningococci, cioè, tranne che questa non sia stata disposta da questo ufficio. Si ritorna a parlare della stazione ferroviaria di Catanzaro Sale e del suo auspicabile recupero alla sua funzione di nodo ferroviario per la città capoluogo di regione e per il suo popoloso interland costiero e montano.
Lo ha comunicato il Comitato per il recupero della stazione ferroviaria di Catanzaro Sala, il comitato spontaneo di 30 associazioni culturali e di impegno sociale della città che da più tempo sta conducendo questa battaglia di grande valenza economico-sociale per un vasto territorio in cui sono scemati sempre più i necessari servizi e il trasporto pubblico su ferro e che crede anche nella necessità di realizzare la tratta di collegamento diretto da Settingiano verso l'aeroporto e la stazione di Lamezia Terme Centrale, il cui progetto è stato inopinatamente accantonato, dice ancora il comitato. Ha organizzato un incontro pubblico con l'onorevole Alessandro Morelli, presidente della nona commissione Trasporti e Infrastrutture della Camera dei Deputati. L'incontro, al quale sono stati invitati i sindaci dei comuni dell'Interland, che a mezzo di un loro delegato avranno l'opportunità di rappresentare le loro esigenze sul delicato argomento del trasporto pubblico ferroviario, si terrà a Catanzaro venerdì 10 gennaio alle ore 17. L'USV Bonese Calcio nell'escludere in maniera categorica ed assoluta ogni coinvolgimento nell'inchiesta Rinascita Scott precisa quanto segue. La società USV Bonese Calcio SRL, in ottemperanza agli obblighi di esercizio imposti dagli organi federali, è una società di capitale divisa in quote, una parte della quale, il 20%, è attribuita in passato al citato Francesco Michelino Patania, il quale tuttavia non partecipa attivamente alla gestione societaria sia a livello decisionale che economico dal lontano 2011, come si può evincere dai documenti contabili depositati negli studi commerciali della società e della Lega. L'USV Bonese Calcio SRL precisa inoltre che, poiché non rientrante nelle proprie competenze societarie, non è mai entrata nel merito della gestione del bar ubicato all'interno dello stadio Luigi Razza, in quanto sin dalla sua apertura è gestito da figure terze che con la società non hanno mai intrattenuto alcun tipo di rapporto economico e contrattuale.